Buonasera, ben sintonizzati su Mitico Channel e benvenuti a un tè con Rosanna. Questa sera non siamo nei nostri studi del Foggia Conar Village, ma siamo presso la sede della piccola compagnia Impertinente, una compagnia teatrale foggiana che ha sede in via Castiglione 49. E siamo qui per conoscere e parlare di loro con l'ideatore e fondatore della piccola compagnia Impertinente, che è Pierluigi Bevilacqua. Buonasera Pierluigi. Buonasera e grazie dell'invito. Grazie a te per essere qui con noi. Conosciamo Pierluigi, nasce a Foggia e si diploma come attore all'Accademia Teatrale di Roma. Lavora alla formazione teatrale scolastica per vari anni, dal 2011 al 2016, ha insegnato presso l'Accademia Teatrale di Roma Sofia Amendolea. Ha diretto e ideato un programma che ha riscosso molto successo anche a livello internazionale, I Don't Care, e poi qui a Foggia appunto fonda la piccola compagnia Impertinente, nella quale non solo è attore e regista, ma continua anche ad insegnare. Nelle note biografiche di Pierluigi ho notato qualcosa che ci accomuna. Sì. La tua nota biografica dice che sei disperatamente a dieta, con la convinzione di centrare l'obiettivo. Ebbene, io invece, ed è questo il dato che ci accomuna, sono disperatamente alla ricerca di convincermi di Ah, mettermi ok. a È una dieta. condizione È diversa. una condizione diversa. E io non Cioè, è sono sicura, prima dell'inizio. sono ancora ad un passo prima, sono sicura di non riuscire a centrare Ah, ok, va l'obiettivo. bene. Comunque, Pierluigi, bando alle nostre ciance, insomma, ai giochi, quello che volevo sapere da te, innanzitutto, l'origine del nome Piccola Compagnia Impertinente. Abbiamo pensato all'idea di un posto, di un luogo, di una compagnia teatrale, di una progettualità legata al fatto che il teatro debba sempre in qualche modo lasciare una scia di dubbio, riflessione, a volte anche, come dire, dissonanza tra chi vede lo spettacolo e magari può portare fuori un pensiero. E cioè un qualcosa che sia impertinente, come i bambini che fanno i dispetti, come i bambini che cercano una piccola trasgressione. E il teatro, nella nostra idea, perché non l'ho fondato da solo, la compagnia non l'ho fondata da solo, però in realtà chi ha fondato questa compagnia ha quest'idea che portiamo avanti, che il teatro debba sempre creare un solco negli spettatori capace di far anche arrabbiare, se vogliamo, oppure riflettere, oppure gioire, insomma, creare delle emozioni, È ecco. anche una forma di interazione questo, l'impertinenza suscita nello Beh, spettatore una, come dicevi una tu, serie una di reazione ed emozioni, certo, un'emozione e quindi poi assolutamente. sortisce il suo effetto, arriva diciamo allo scopo per il quale nasce il teatro. Certo. Sicuramente quando è nata la piccola compagnia Impertinente? Materialmente nel 2010 c'era già un inizio l'anno prima come idea, abbiamo formato, abbiamo messo su delle idee e poi dal 2011 abbiamo aperto lo spazio fisico che ospita tutti i lavori della compagnia, che ospita lavori anche da fuori, perché noi ospitiamo compagnie che vengono da tutto il territorio nazionale e anche dall'estero. Nelle ultime stagioni teatrali che noi abbiamo avuto, abbiamo organizzato, ci sono state delle presenze importanti molto per uno spazio tutto sommato abbastanza piccolo, ma che curiamo come fosse un diamante, parlavamo di Certo. diamanti prima, e quindi il fatto che ci siamo venuti a trovare dall'estero, dalla Francia, dalla Spagna, quest'anno dalla Polonia per i più piccoli, con un progetto di teatro nero, si chiama, legato alla luce fluorescente, e quindi è un teatro muto, dedicato ai più piccoli, ci ha aperto anche molte porte, molti stimoli, e questo è stato un po' la nostra storia dal 2011 fino adesso, perché sono passati 7 anni da quando abbiamo aperto e insomma, speriamo di Di continuare ancora per un continuare po'. sicuramente. Definiresti la vostra forma teatrale come sperimentale? Ma, insomma, è una parola un po' abusata, sperimentale, legata al teatro soprattutto degli anni 70, in cui si cercava una rottura completa, Con la rispetto ai linguaggi del tradizione. passato, a volte anche alle drammaturgie del passato. Se per sperimentale si intende, lavorare su temi dell'attualità, anche magari usando testi, come dire, non scritti ieri, ma anche grandi classici, rivisitarli, quello sì. Ecco, Poi quindi è in anche questo il senso pubblico. innovativo in questo Certo. senso. Beh, innanzitutto uno Quindi ci prova, poi se sei innovativo
o no, è anche giusto che il pubblico lo dica, ecco, questo va detto. Il pubblico ha il diritto, ha il dovere di rispettare il lavoro degli attori e della compagnia che va a vedere, ma ha il diritto di esprimere Certo. il proprio gusto, ecco, questo. Ecco, e da quante persone, da quanti attori è composta la compagnia? Man mano che andiamo avanti, cresce la compagnia, cresce perché molti ragazzi giovani sono passati da qui o si sono fermati qui, Ah, nel senso bene. che danno il loro tempo, la loro professionalità, gente che si è formata qui, quindi insomma almeno una decina di persone fisse ci sono sempre. Poi a volte capita di averne di più, a volte un po' di meno, ma Quindi una insomma si scuola sta anche, è anche ingrandendo. una scuola di teatro questo. All'interno della piccola compagnia impertinente, nelle attività c'è la scuola di teatro che va avanti da quando è iniziata e che ci ha dato tante soddisfazioni, come dicevi tu in apertura, soprattutto con I Don't I don't Care, care. che è uno spettacolo che abbiamo portato in giro per il mondo, quindi è stato un grande Un onore per noi. successo. Beh, sì, abbiamo vinto diversi premi. Bene. Sì, abbiamo gareggiato con spettacoli di tutto il mondo e siamo arrivati anche a vincere i festival. Per cui, insomma, sai, ogni volta che arrivavamo lì ci dicevano: ah, che bella l'Italia, da dove vieni? Da Foggia? Dovevo spiegare un po' dove era Foggia, ma insomma, è servito anche a quello, perché noi siamo Ecco. molto legati alla nostra città, nonostante tutto. Abbiamo deciso di rimanere proprio perché crediamo che il teatro possa formare dei cittadini migliori, almeno nel Sicuramente. momento in cui li si educa alle emozioni o gli si propone qualcosa Quando di parlavi, stimolante. ecco, di riflessione, è proprio questo, il teatro serve ad educare, perché se cominciamo a riflettere su ciò che gli attori propongono sul palcoscenico, questo vuol dire comunque crescere. E io so che voi avete successo con la vostra compagnia e avete, in questi giorni state mettendo in scena cosa? Domani e dopodomani metteremo in scena uno spettacolo legato ai più piccoli, cioè insomma, di teatro famiglia, per i ragazzi dai 5 anni in su in questo caso. In queste occasioni devo dire che anche gli adulti poi si fermano a guardare lo spettacolo, sono molto contenti di condividere questa esperienza insieme ai Ai bambini, ai propri bambini. figli, anche perché è un modo davvero, uno dei rari momenti in cui noi ci lavoriamo con le famiglie, padri, madri e figli possono condividere un'esperienza insieme. Un po' per il lavoro che è diventato quello che è diventato, un po' perché i figli, soprattutto piccoli, hanno attività incredibili come durata e come continuità all'interno della settimana. C'è poco tempo per stare insieme, così mi dicono anche i genitori. Quindi questo può essere Quindi un'occasione. La Controra è uno spettacolo dedicato ai più piccoli che parla di legalità. E in questa terra è molto benissimo. importante. La prima volta che portiamo una storia di legalità dedicata ai più piccoli e che fa un po' è in scia rispetto al progetto che abbiamo presentato l'anno scorso, ma che ripresenteremo in forma nuova il 10 marzo al Bene. Giordano, che si chiama Frichigno, che è un termine foggiano che quando eravamo piccoli usavamo per, diciamo, Per sottolineare identificare. una specie di truffa sportiva, nel senso che quando si Ecco. giocava a pallone in mezzo alla strada, dove non c'erano le linee della porta, dell'area, il portiere prendeva la palla con le mani fuori dall'area, faceva finta di niente, se qualcuno se ne accorgeva urlava Frichigno. Da Beh, lì è non lo nato, conoscevo questo termine. e No, non pare, giocavo a pallone da piccola. e pare che questo termine sia un'evoluzione, non si sa quanto vera questa cosa, del free kick americano, perché quando gli americani vennero qui, free kick significa punizione in inglese, Sì, no? sì. Si dice free kick nel senso che si chiama la punizione, e dal free kick mi Ecco, dicono Frichigno. che Beh, sì, perché potrebbe. l'assonanza c'è. Potrebbe. Insomma, Dici. da lì abbiamo fatto un lavoro sulla società foggiana, sulla mafia foggiana e non solo, su Zeman, sul calcio, su Carcobain, ci sono diverse storie che si Che si intrecciano. intrecciano. E quindi poi adesso lo state traslando per i più Non è piccini. lo stesso, eh? La Controra è un'altra favola, un'altra storia. Frichigno invece è È proprio questo progetto diciamo per in adulti. serale per adulti, e il 10 marzo lo porteremo al Al Giordano in Giordano. collaborazione con Libera contro le mafie, per cui Benissimo, quindi andremo tutti il 10 marzo al vi Giordano. aspettiamo. Ovviamente sarà un piacere. E beh, Libera con Don Ciotti è molto presente sul territorio foggiano, soprattutto quest'anno che Foggia è stata scelta Il 21 come marzo. città il 21 marzo per rappresentare Libera contro le mafie. Abbiamo bisogno di lottare.
lottare contro Direi proprio di certe sì. forme di delinquenza, di devianza. Senti, so che avete appena terminato Scemi, giusto? Sì. Ce ne vuoi parlare? Scemi è stata perché una... il titolo diversa è... da quello di cui abbiamo parlato, nel senso che è una commedia pura. Però non è una commedia banale o volgare, è un testo riadattato di Neil Simon, veramente puntuale, una incredibile capacità di mettere in scena qualcosa di brillante, che parla di temi, macro temi, stupidità, intelligenza, felicità. Quindi c'è questo villaggio in cui sono tutti stupidi per una maledizione, e da lì ci sono una serie di eventi che portano alla fine dell'incantesimo, ma anche a una riflessione sulla stupidità. Bene, e quali sono gli altri progetti? Gli altri progetti sono al momento di concludere la stagione che li impegnano, mamma mia, contenti e felici. E infatti siamo arrivati qui e stavano provando, siamo venuti a disturbare. La magia del teatro, che ora sembra tutto, che sembra tutto in ordine, ma in realtà non lo è affatto, perché domani siamo in scena. Insomma, questa è anche la bellezza di vivere una piccola comunità. Perché questo è una piccola comunità. I ragazzi a volte si fermano qui per chiacchierare, per studiare, e questa è forse la più grande vittoria. In questa terra soprattutto è una cosa enorme. Per quanto riguarda i programmi, finiamo la stagione. Tra le altre cose, il 30 di aprile c'è un appuntamento molto importante, si chiama Plaza de Mayo, uno spettacolo che faremo anche quello al Giordano, ed è legato alla dittatura argentina e alle madri dei desaparecidos, che ti dico in anteprima, avrò la fortuna di conoscere la settimana prossima due di queste madri a Milano, ed è un evento per noi incredibile, e quindi noi ci apprestiamo a vivere questa esperienza, certo, soprattutto molto emotiva, molto forte. E il teatro è anche terapia, non solo per chi ne usufruisce, ma anche per chi lo pratica, vero? Sì, si dice spesso così, e credo che sia vero, in parte almeno, nel senso che non lo è per tutti, ma in una buona percentuale. Se fatto bene, il teatro secondo me apre delle porte, apre dei canali, migliora proprio l'attitudine che si ha nei confronti delle relazioni interpersonali, ma soprattutto nei confronti di se stesso, perché io dico sempre che il teatro è la misura di se stessi, cioè nel senso, ogni volta che stai sul palco, fai qualcosa legato al teatro, misuri te stesso, non come quando da piccoli misuravamo l'altezza, la barra, sono ancora, cresciuto di 2 centimetri. Io ancora ho smesso di misurarmi nella speranza di crescere. Metaforicamente sì, però ci si misura molto con se stessi e non solo. Quindi è un lavoro continuo. Lavoro non solo continuo. Per imparare, sai, la pièce, per imparare a recitare, ma per conoscere anche meglio se stessi, sì. Perché poi ogni personaggio penso che vi lasci qualcosa, o no? O un'idea sbagliata? Sì. No, è vero, è come dire, una frase tra virgolette comune, ma vera come tante altre frasi rispetto al teatro, insomma al mondo del teatro. Devo dire che è difficile anche spiegarlo, che questo è un lavoro. Molto spesso ti capita di sentire gente che ti fa la solita domanda: ma che lavoro fai? No, è un lavoro, è un'attività. Certo. È anche molto dura. Ci si campa, non si affondano le mani nei dollari come Paperon de Paperoni, non ci facciamo il bagno nei dobloni, ma siamo contenti di farlo, di lavorare 15 forse ore al giorno. Forse dà più soddisfazione quando si è più gratificante emotivamente, quando si riesce a colpire, io, a piacere. Non lo so, io parlo per me, io sono felice di farlo, di esprimere quello che ho in testa, grazie ovviamente anche a tante altre persone, perché da solo si fa poco e niente in teatro. Insomma. Beh certo, tu scrivi anche opere teatrali? Allora, io scrivo nel momento in cui porto a compimento un lavoro tratto da una classe di laboratorio che metto in scena. Chi scrive quasi sempre, per fortuna per noi, è Enrico Cibelli, che è uno dei fondatori della compagnia, che ha scritto Frichigno, L'ansia di Noè, ha scritto PowerPoint, che è uno spettacolo che abbiamo portato nelle palestre, anche quello è stata una sfida ulteriore, ed Enrico è davvero, secondo me, un talento. Quindi avete puro. L'autore nella compagnia. È un autore, diciamo, vero, l'autore sì, teatrale. Ci vuoi fare il nome di qualche attore, di qualche
persona che lavora con voi in compagnia. Certo, beh, innanzitutto Michela Dellicarri, che è una delle fondatrici e che cura tutto un altro aspetto che anche quello è fondamentale in teatro, l'amministrazione, perché non si campa così, e anche il lavoro che fa con i più piccoli. Lei cura tutto il settore bambini per quanto riguarda la formazione. Poi c'è Antonio Diurno, che è veramente un factotum, che è entrato da qualche anno, Michele Correra e Gianmarco Pignatiello, che stanno entrando sempre di più dentro, e tanti altri ragazzi che ci sono, insomma, e si stanno formando, sì, e stanno dando e tanto, lavorano con, sì, voi, sì. E sono molto contenta di aver chiacchierato con te, Pierluigi, perché io adoro il teatro e credo che, insomma, per ogni essere umano è un'esperienza molto forte e intensa quella di partecipare direttamente, seppur solo usufruendone, ma è comunque uno stare sulla scena insieme a voi quando si è a teatro. Per cui ti ringrazio per aver risposto alle mie domande, per aver, come dire, anche limato dei dubbi che io avevo nei termini teatrali, e voglio chiedere appunto ai nostri spettatori di seguire i lavori della piccola compagnia Impertinente. Non posso che essere d'accordo. Appunto, perché vuoi ribadire qualche data, quindi il 10 marzo siete al Teatro Giordano? 10 marzo Teatro Giordano, il 9 marzo, in realtà il giorno prima, c'è qui uno spettacolo che ospitiamo che tratta di anoressia, quindi è molto particolare. Quindi tutte tematiche davvero pregnanti e pressanti. Assolutamente, sì, assolutamente. Comunque, seguiteci sulla nostra pagina Facebook, ecco, perché lì gli appuntamenti sono sempre in aggiornamento. Bene, allora seguiamo sulla pagina Facebook, che è appunto Piccola Compagnia Impertinente, lo so perché vi seguo. E quindi io ti ringrazio. Grazie a voi. E vi auguro grandi cose, e voglio salutare gli amici di Un Tè con Rosanna, e alla prossima puntata e al prossimo tè. Grazie. Grazie.